iniziamo quindi con l'amica Maria Teresa Rondinelli. E questo libro è anche come se fosse un po' la mia creatura, perché dall'idea iniziale telefonica, ma che ne pensi, possiamo scrivere, secondo te com'è quest'idea, l'ho seguito passo passo e appunto mi sono occupata dell'impaginazione, della sistemazione, della correzione delle bozze e quindi man mano, ecco, in una parola, editor, e man mano l'ho visto crescere, ho visto come si sviluppava, ho visto i cambiamenti, ne sono stata in qualche modo parte. E, quindi diciamo presentarlo non mi sembra adeguato, lo faranno gli altri. Io posso soltanto dire che comunque ovviamente l'ho reputo un libro molto valido, anche la trama è molto coinvolgente. Anche io stessa che ci ho in qualche modo lavorato mi sono accorta che comunque il libro in qualche modo prende molto, si legge tutto d'un fiato ed è un libro che potrebbe essere adattato come situazione a qualunque paese siciliano, a qualunque paese soprattutto del sud, parlando in qualche modo di legalità e illegalità, che è sempre il tema principale del sud Italia. E, in ogni caso avremo modo di parlarlo in maniera molto più approfondita, voi scaverete all'interno del libro e della trama e tutto il resto, ma in ogni caso appunto ci tenevo a fare questa piccolissima introduzione soltanto per questo motivo. E in realtà la differenza fra me e Antonio è che, essendo lui l'autore e io l'editor, se il libro non mi dovesse piacere, io non rischio praticamente nulla, ve la prendete con lui, semplicemente con lui, grazie. Rientro a pieno titolo nel libro e parlando di Antonio, non posso fare a meno di parlare di Antonio, che ancora una volta ci sorprende per la sua poliedricità, lui è un creativo e quindi io, non oltre al fatto di essere un riconosciuto poeta ormai a livello nazionale, e sono più i premi che le parole che lo definiscono, ormai non so il numero sei arrivato, 300 ci siamo arrivati? 120, quindi sono fuori sbordata di 20 punti, ecco, ma Antonio già ci offriva in passato, quindi questo riconoscimento di uno spaccato letterario che a mio avviso è uno dei più importanti, proprio perché scrivere un testo poetico, l'ho sempre detto e continuo a ripeterlo, è una delle, qua ci sono presenti tanti di poeti e poetesse che io ammiro e stimo molto, ecco, scrivere un testo poetico è un esercizio letterario molto raffinato, per cui, perché in pochissime parole un poeta deve suscitare emozioni, cosa ben diversa succede con la prosa, dove la possibilità di spaziare è tanta e per cui le parole si intrecciano con le parole e si può essere davanti ad una bella narrazione. Antonio già in passato aveva ben una sua pubblicazione che io ho avuto il piacere e l'onore di presentare, dico, si è già misurato con la prosa in una pubblicazione che, ripeto, aveva ben altro tono perché era di natura decisamente antropologico, un testo che io amo moltissimo, che è Sciat e Sciatuzza. E lo dico volutamente senza imitare la lingua italiana. Sciatti e Sciatuzzi si dice con la passionalità del nostro vernacolo, senza improvvisare, come dire, in qualche modo distonie linguistiche che non gli appartengono. I nostri dialetti sono il migliore patrimonio che noi abbiamo, che ci appartiene, perché siamo nati con questo patrimonio dentro. Allora, Antonio, in quella prima pubblicazione ci regala uno spaccato antropologico di una città come quella di Cefalù, appunto fatta di strade, chatuzzi, ma anche di uomini e donne che popolavano la vita di quei vicoli e che, se non fosse stata scritta, sarebbe stata destinata all'oblio. Ecco, dimenticare è una delle piaghe più grandi che la nostra società può avere, quindi ben venga chi ovviamente può in qualche modo riproporci la bellezza di quei luoghi, spesso luoghi che purtroppo per mano di una troppa presenza umana, di una antropizzazione probabilmente eccessiva, oggi non ci sono più, ma non ci sono più quelle donne e quegli uomini che di quei vicoli erano la forza, la voce, la presenza continua, e che Antonio ha saputo tratteggiare, a mio avviso, in maniera delicata,
ma con l'amore, col grande amore che lui aveva nei confronti della sua famiglia, che era, come dire, ma anche di lui stesso, che di quelle strade era il protagonista insieme ad altri suoi coetanei. La storia che noi abbiamo oggi tra le mani rompe completamente questi schemi, quindi si misura Antonio con una realtà completamente diversa, e per cui oggi ci ritroviamo un Antonio impegnato nella lotta contro l'illegalità, e non c'è mai, non ci sono mai parole abbastanza per poter combattere ogni giorno contro l'illegalità. La mia non vuole assolutamente essere una, come dire, dissertazione di tipo linguistico nei confronti della bella narrazione che io ho trovato dentro questo piccolo ma interessante libro, che già dal primo titolo si capisce e si intuisce, ovviamente è molto bello il titolo, si intuisce, come dire, che dentro ci si può imbattere in qualcosa di positivo e di bello, perché vedete, un libro è qualcosa, l'atteggiamento nel confronto del libro è sempre un rapporto, a mio avviso, sensoriale. Cioè, un libro si apre, si annusa, si tocca, e quando si comincia a sfogliare questo libro, come dice Pennac, se non piace il libro non bisogna leggerlo. I libri devono piacere. È come mangiare un gelato al pistacchio se uno ama la vaniglia. Un libro che non piace si chiude, ma un libro che piace diventa un modo per dialogare con la grandezza degli scrittori che in questi secoli si sono succeduti. E questo è il rapporto intimo che ci lega a un libro, quello che ce lo fa ricercare nelle nostre già pesanti librerie, perché le nostre, io condivido con voi tutti, penso, il piacere di un libro, il piacere della lettura. I giapponesi utilizzano un termine, si dice zutoku, che è accumulatrice seriale di libri. Ecco, l'accumulatrice seriale di libri è quella però che anche ha il piacere assoluto di leggere un libro. Allora, io quando ho cominciato questo libro ho capito subito che dentro queste pagine si poteva nascondere quella narrazione bella che te lo fa arrivare fino all'ultima, e quando arrivi fino all'ultima pagina poi pensi che è stato un peccato finirlo, ma intanto ci puoi arrivare perché ti intriga, dicevo poco fa, è intrigante arrivare all'ultima pagina. E se un libro prende dal punto di vista proprio dell'emozione, prende dal punto di vista delle parole, dello stile linguistico, è chiaro che siamo davanti a un buon libro, non solo come contenuto ma anche come forma. Consentitevi, io sono una, ora non vorrei fare un discorso accademico sulla forma e sullo stile, però io penso che lo stile e la forma poi sono il corollario esatto per scrivere un contenuto. Se non si hanno questi presupposti, qualsiasi contenuto, anche il più bello, il più suggestivo, può in qualche modo essere vanificato da una forma che non risponde bene e che diventa distonia per chi è abituato e attrezzato alla bellezza della narrazione. Il paradigma stilistico del nostro scrittore è di una descrizione assolutamente aperta. Quando dico aperta non voglio per niente svilire, anzi, dico esattamente il contrario, perché ci sono libri che devono avere uno stile in qualche modo scientifico, uno stile che riguarda anche una ricerca puntigliosa delle parole, e siamo su un altro versante, che deve essere, è un versante, diciamo, che appartiene a un mondo scientifico ed accademico. Un buon libro deve invece essere divulgativo. Il termine divulgativo è un termine, a mio avviso, importante, perché il libro divulgativo significa che arriva alle coscienze di tutti, e non è svilente pensare che sia divulgativo, è esattamente il contrario, perché se noi vogliamo fare crescere un lettore, se noi vogliamo fare crescere anche una generazione, dobbiamo avere un approccio divulgativo con la scrittura. Buonasera a tutti, intanto grazie Antonio non solo per l'invito ma per tutto quello che sta sviluppando nella nostra città di Cefalù, e non solo, è fuori dal territorio. Qualche settimana fa, eravamo qua, in questa stessa splendida sala, dove si discutono le sorti
della nostra città di Cefalù per un gemellaggio molto importante dal mio punto di vista, e questo significa allargare sempre più gli orizzonti, e Antonio ormai ci ha abituato. Io, oltre al fatto che mi legano rapporti di lunghissima amicizia, a lui sono sempre grato, perché quando ero alla Fondazione Mandalisca col compito ingrato di presidente della Fondazione, le sue foto, i suoi click facevano parte dei nostri, soprattutto di una mostra particolare che facevamo in via Mandalisca, Oltre un sorriso, e tale è rimasta, perché quando riesci a dare un'immagine perché la senti, e allora veramente offri non solo te stesso, ma porgi una situazione che appartiene un pochino a tutti, in particolare la via Mandalisca con una delle due torri. È un breve romanzo che nasce dall'immaginazione, e su questo io mi auguro che poi si possa aprire un dibattito. Dalla fantasia e, come è stato detto, dalla creatività del nostro autore. Dove è stato bravo Antonio? Secondo me Antonio è stato bravo nel saper costruire situazioni particolari in tempi rapidi e precisi, con un numero limitato di parole e conseguentemente di immagini, e con pochi personaggi, però ogni personaggio è stato studiato, secondo me, ed approfondito. E quando noi parliamo di un personaggio, non è una persona comune dal mio punto di vista. Il personaggio è una persona che può nascere dalla nostra fantasia, ma che può essere pure una persona che tu hai conosciuto e di cui tu hai sentito parlare. Lui si costruisce questo personaggio, e tutti i personaggi che gli stanno accanto, secondo me, sono stati calibrati benissimo, perché riescono ad interagire in questi momenti del percorso che ha dato vita appunto a Verità Celate. Il primo personaggio è stato ricordato, chiamiamolo con nome e cognome, Andrea Mingotta. Andrea è un personaggio di bell'aspetto, una persona indipendente economicamente, quindi non ricattabile. Il primo fatto fondamentale. C'era una frase che diceva: il lavoro ci rende liberi, e coloro i quali invece debbono andare sempre a chiedere, liberi non possono essere, e quindi non possono esprimere quello che sentono di dire. Andrea Mingotta è invece questo personaggio del paese San Felice, è un borgo marinaro vicino, un borgo come tutti ce lo immaginiamo e come tutti conosciamo, che appunto come può essere un borgo medievale marinaio. In questo borgo cosa fa Andrea? Andrea, una delle cose importanti dal mio punto di vista che fa è quella di studiare filosofia e latino. Certo, per le menti chiuse, per le menti grette, lui perde tempo studiando queste due materie, sia la filosofia e sia il latino. Invece poi ci accorgiamo, e Antonio ci fa cogliere questo momento, che questa persona, generosissima tra le altre cose, riesce a dare lezioni private ai ragazzi, soprattutto coloro i quali non si potevano permettere di pagare un docente per le ripetizioni. Quindi dà questa possibilità a questi ragazzi, sta a contatto dei ragazzi. Cosa dice a questi ragazzi in primis? Studiate, studiate, studiate. Gramsci avrebbe detto: lo studio è un mestiere molto faticoso, occorre resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo. E allora ecco il personaggio. Lui non solo parole, ma è un modello, perché è una mente libera, e questa mente libera invita sempre i ragazzi a studiare, perché con lo studio può essere il loro riscatto e può contribuire al cambiamento di questo paese, che lui dice
paese maledetto. Cosa succede in questo paese? Ovviamente il Andrea ricorda anche ai ragazzi che la cultura apre la mente e contribuisce ad affinare il pensiero critico, che è un fatto fondamentale. Io alla scuola ci sono legato per i miei trascorsi, perché ci sono ancora, e penso che uno dei compiti più difficili per i colleghi docenti è quello di creare, di formare, di fare in modo che i ragazzi possano recepire una formazione tale che un domani, leggendo una pagina di un giornale, possono rielaborare un loro personalissimo pensiero. Questa è libertà. Questa è libertà mentale. In quale paese ci troviamo? A San Felice, l'abbiamo detto prima, è stato ricordato. Chi sono le figure di spicco? Il sindaco, il comandante dei carabinieri. Poi abbiamo ovviamente il parroco, e lasciatemelo dire, se c'è la scuola, il capo d'istituto, perché io che ho diretto scuole di paese, orgoglioso di averlo fatto, per 15 anni sono stato a Campo Felice, a Lascari, negli ultimi 3 anni avevo pure Collesano, ecco, ogni manifestazione ci trovavamo noi. Ma cosa si fa in questo paese? C'è una politica del malaffare, ci sono gli affaristi, e allora in questi malaffari è coinvolto il sindaco, è coinvolto l'ingegnere di turno ed è coinvolto un altro personaggio che va d'accordo, un certo Don Luigi Speranza, che è complice sia del sindaco e sia dell'ingegnere. Non può mancare un deputato nazionale, assolutamente, che è pure viceministro, scusate, c'è un cerchio magico, è pure viceministro, il quale fa parte della clique. Cosa succede in questo paese che per il nostro protagonista è un paese maledetto? Si deve parlare di espansione della città, e lo si fa cercando di acquistare terreni per pochi soldi e di rivenderla alla grande, oppure costruirci delle discariche, guarda caso, oppure rilasciare delle licenze per accattivarsi amicizie, oppure far lavorare gli operai senza un contratto, farli lavorare a nero, non avere un contratto nazionale. Tutte queste situazioni portano il nostro protagonista Andrea ad essere preso per pazzo, ma da chi? Non certamente dalle persone per bene, non certamente dagli intellettuali, ma da coloro i quali sono implicati in questa situazione del malaffare. Ed ecco la pazzia. Leggendo il romanzo di Antonio, permettetemi di fare un accostamento, anche il Ciampa nel berretto a sonagli è riuscito a mettere sulla fronte di Beatrice la corda pazza, perché si doveva proprio nascondere un adulterio che era conclamato. Ebbene, il nostro Andrea nel circolo dei civili, perché a San Felice c'è un circolo dei civili, oppure nel salone da barba, non ve lo dico io, se vogliamo farne veicolare una notizia basta andare dal barbiere e già è fatto. Io le mie trasmissioni che faccio a Radio Cammarata li faccio veicolare pure dal barbiere, glielo dico già il martedì, così di qua a domenica lo sanno tutti di che cosa io parlerò. Ebbene, per i malaffaristi questa è una situazione in cui il nostro protagonista Andrea è un pazzo, per cui tutto quello che dice non sta assolutamente bene. Ma di fatto che cosa succede? È stato detto prima, tu sei una mente libera, tu non puoi accettare determinate situazioni. Certe situazioni vanno denunziate, però stiamo attenti.
perché non sempre è facile denunziare quello che si vede e quello che si sente. Sì, Andrea è una persona coraggiosa, senz'altro, e quindi grazie alla stampa, all'amico giornalista, come è stato detto prima, grazie all'amico tutore dell'ordine, riescono sicuramente a smascherare queste situazioni di malaffare. Però non è semplice, ed ecco che qua, guarda caso, spunta Filomena, e quindi c'è anche questa pagina interessantissima. Due persone che si conoscevano da giovani, però pensavano che si potesse andare avanti da single, ognuno per i fatti suoi. Quando poi si accorgono, in momenti delicatissimi, in momenti in cui si ha bisogno di prendersi per mano, perché di questo si tratta, e allora ecco che loro veramente si prendono per mano, si aiutano. Andrea ancora una volta ritorna dai suoi ragazzi, ecco perché mi auguro che questo libro possa essere letto nelle aule di scuola. È un pazzo, dicevano tutti, lasciatelo stare, non ascoltate ciò che dice Vaneggia. In realtà però nessuno credeva veramente alla sua follia. Andrea Mingotta era una persona mite, lineare, che amava la verità e davanti a certe cose storte e poco convincenti doveva esprimere il suo pensiero, non riusciva a tacere o a passare oltre, turbando in maniera seria certi equilibri paesani. Le sue parole, infatti, risuonavano nella mente di qualche mediocre politicante affarista. E così, ogni qualvolta Andrea apriva bocca per denunciare qualcosa che non andava, la parola d'ordine era la stessa per tutti: è un pazzo. Era un modo sono baraccato per dare anche a me la possibilità di dire la mia su questo interessante libro. Dopo quello che abbiamo ascoltato posso strappare gli appunti che avevo scritto per me, perché sarebbero una ripetizione e quindi devo un po' ribaltare. Ho preso degli appunti invece nuovi ascoltando le vostre parole, come per esempio il coraggio di Antonio Barracato nello scrivere questo libro, perché anche scrivere un libro come Verità Celate è un atto di coraggio. Credo infatti che i libri, anche se non autobiografici, rispecchino sempre la personalità e le emozioni di chi li scrive. In questo libro infatti Antonio Barracato, attraverso il suo protagonista, il protagonista della sua storia, Andrea Mingotta, ci fornisce un modello chiaro di azione e un modello di comportamento atto a cercare perlomeno di migliorare la società in cui viviamo. Andrea Mingotta è un sopravvissuto, potrei dire, tra quegli uomini che credono ancora fermamente nell'idea illuministica della verità come valore unico e assoluto. Oggi si tende a considerare la verità, come d'altronde anche l'onestà, come dei valori relativi e marginali. Relativi a cosa? Ecco, l'interrogativo che salta fuori da queste pagine. La relatività di valori che non potranno mai essere relativi a niente e a nessuno. Purtroppo, nella società in cui viviamo, è soprattutto da tutto ciò parte anche dai politici, quindi da coloro che dovrebbero dare l'esempio sul valore dell'onestà e della verità, questi valori diventano dei valori marginali e relativi in base alle circostanze e alle esigenze che ognuno di noi ha in base a quello che vuole realizzare. E questa è una piaga veramente importante e grave della nostra società. In questo libro scorre una grande umanità e una grande passione civile, proprio nell'individuare le debolezze e le criticità dell'uomo e delle istituzioni. Tra le pagine, anche durante la lettura di questo libro,
occhi. Ma tutto questo non è una novità, tutto questo risale ai tempi dei tempi. È una piaga che risale ai tempi di Dante. Anche Dante denuncia fortemente gli ignavi e li colloca addirittura nell'antinferno, perché sono uomini che non meritano neanche di stare nell'inferno tra i peccatori, perché hanno vissuto la loro vita soltanto come spettatori inerti e complici delle ingiustizie e della corruzione di quei tempi e di tutti i tempi. Mi piace definire l'opera di Antonio Barracato, complimentandomi con lui, una vibrante dichiarazione di impegno alla lotta contro le ingiustizie e le corruzioni. E a questo punto concludo con una bellissima citazione di George Washington, che rappresenta per me il cuore pulsante di questo romanzo. La citazione recita così: io spero di possedere sempre abbastanza fermezza e virtù per mantenere ciò che io considero il più invidiabile di tutte le virtù e di tutti i titoli: l'onestà e il buon carattere di un uomo. Grazie. Voglio concludere dicendo che avete toccato tutti i punti di quello che ho scritto, avete sottolineato, fatto vedere delle cose incredibili che io cercavo anche di celare in questo romanzo, ma che voi avete estrapolato con grande sapienza. E mi sono rivolto a tre persone che sanno analizzare la realtà in cui vivono e sanno analizzare l'intimità delle persone. Una è una scrittrice eccelsa, secondo me, ma non lo dico per plagieria, assolutamente, perché Santa Franco è una penna preziosa che ha fatto dei lavori veramente che hanno segnato la storia della letteratura siciliana, direi, perché è una letteratura moderna, perché lei ha scritto delle cose riesumandole, come quella, il primo romanzo che ho letto scritto in siciliano, dove ha raccontato delle verità incredibili, ovviamente cambiando scena, cambiando il nome, eccetera, eccetera, però ha fatto un grande lavoro a questa terra. Poi a Pino Simplicio, che mi conosce intimamente da quando eravamo ragazzi ed ha una competenza pure lui nel saper vagliare tanti aspetti della personalità umana. E quindi ha uscito fuori delle cose che mi hanno particolarmente colpito. E poi per finire un'amica di avventura, perché facciamo poesie insieme, scriviamo romanzi insieme, quindi condividiamo le passioni. E Miriam è una collaboratrice preziosa, uno spirito chiaramente libero come sono io, che collabora a tratti con noi facendo il direttore artistico con una nostra associazione, e ha impreziosito sempre i nostri momenti con la sua virtù e con la sua abilità. Quindi vi ringrazio tutti, non ho altre parole da dire se non ho, come? La rondinella, la nostra rondinella. Allora, quindi siccome diciamo, tutto quello che faccio viene filtrato e consigliato da Maria Teresa, che avrà altri libri da vedere e da anche sistemare, quindi diciamo, questa sua collaborazione è stata preziosa fin dall'origine, perché l'ho tormentata anche con le poesie, perché lei è un tecnico prezioso per impaginare, poi è divina, perché diciamo, sa dare corpo con grande professionalità a un libro, sarebbe un editore di alto livello, e quindi non posso che non essere obbligato a lei, perché ancora ci sono nuove avventure che l'aspetteranno.
Dico, ci leg- questo diciamo è semplicemente fattibile, perché ci levano una grande amicizia, altrimenti non si fa nulla. E poi chi scrive, se ritiene di essere sommo, non ha capito un tubo, perché ha bisogno di collaborazione, ha bisogno di far visuare le bonze, perché l'onnipotenza non ce l'ha nessuno. Il libro è un mosaico che si mette insieme pezzo su pezzo, e c'è bisogno della competenza, delle idee, di quello che si vuole dire, ma poi anche per creare una struttura tecnica adeguata, direi quasi perfetta. E lei è una perfetta sotto il punto di vista, cioè nella fase finale lei sa dare quel tocco magico che poi dà al libro la veste giusta. Grazie di nuovo e buona serata.